Grazie mille di essere qua, grazie. Vorrei andare un attimino indietro nel tempo per concentrarmi sul discorso della sostenibilità. Abbiamo parlato del vostro... Vorrei fare un passo indietro nel tempo, concentrarmi sull'ecosistema del cibo, il collegamento tra cibo e sviluppo sostenibile. Mi ricordo quando lei e suo fratello avete fondato nel 2009 la Fondazione Barilla per cibo e alimentazione. Mi ricordo che voi credevate veramente che il cibo fosse parte del problema, anche parte della soluzione. Quando abbiamo fondato la Fondazione nel 2000, dopo la crisi 2007-2008, la Barilla, per la definizione industriale, era una produzione industriale importante che doveva fare qualcosa per fare in modo che le persone capissero quanto è complicato e quante persone sono collegate al sistema alimentare. Durante questi primi 5 anni, lavorando con 500 scienziati nel mondo, noi abbiamo capito quanto è complicato, quanto rischioso sono i paradossi che ci sono nel sistema del cibo, che sono sottolineati da questa analisi del settore alimentare. Questo ci ha fatto pensare che tutto era gestito molto male. Abbiamo capito che il sistema alimentare deve essere riparato in qualche modo. Poi andiamo ai prossimi 5 anni, la seconda parte del nostro lavoro, dove abbiamo cercato di applicare azioni concrete con le società per capire, imparare quello che dobbiamo fare come fondazione. Quindi abbiamo fatto una trasformazione profonda e completa, non è stato facile, perché ci sono questioni culturali, la situazione finanziaria e anche perché l'organizzazione stessa era riluttante nel prendere passi importanti, quindi un cammino molto difficile, ma è un cammino illuminante, importante ed anche soddisfazioni economiche. Questa è una cosa positiva perché dice che è stato un discorso difficile, un cammino difficile, però adesso lei pensa che il business vada meglio grazie a questi cambiamenti profondi che lei ha messo in atto? Sì, le cose vanno meglio perché questo programma all'interno dell'organizzazione, nella produzione con i produttori industriali, con una grande disciplina, grande etica, veramente porta risultati ottimi perché c'è una relazione migliore con i fornitori, prima di tutto, i fornitori capiscono in quale parte si vuole portare il business, le materie prime di cui abbiamo bisogno, quindi abbiamo stabilito 8.000 relazioni, rapporti con i nostri fornitori, cosa più importante, la nostra relazione con i coltivatori in Italia, anche fuori dall'Italia, abbiamo stabilito strategicamente dei contratti con loro, come fare, come seminare, come raccogliere i raccolti, come migliorare il raccolto delle messi, in modo tale che noi possiamo avere grande cura, attenzione per evitare, per esempio, certi fertilizzanti, certi pesticidi, per avere una qualità migliore dei prodotti e dando l'opportunità al consumatore di capire. I prodotti che noi produciamo sono prodotti in un modo molto più sostenibile. Quindi le due cose vanno insieme. E poi anche evitiamo alcune materie prime. La cosa principale è stata evitare sicuramente l'olio di palma. Sì, Barilla produce molti prodotti da forno e l'olio di palma è molto facilmente lavorabile, è efficiente, il grasso migliore da utilizzare nelle ricette di prodotti da forno. E soprattutto, cosa più importante, è il più economico. Noi abbiamo deciso in modo strategico di smettere l'utilizzo dell'olio di palma, che è una delle cause principali della deforestazione nel mondo. Abbiamo bloccato, smesso tutto, è stata una trasformazione molto difficile, ma noi siamo arrivati ad avere ricette migliori, prodotti che sono più equilibrati, il consumatore era estremamente contento dai cambiamenti fatti dalla Barilla. E poi la terza operazione è stata che noi abbiamo stabilito relazioni migliori e più forti con i nostri clienti, con i distributori.
i distributori capiscono il cammino dove Barilla vuole andare, la direzione dove vogliamo andare, i clienti vogliono avere i prodotti di qualità con valore nutritivo. I prossimi 5 anni sono i più importanti sicuramente, perché noi dobbiamo portare con noi quanti più produttori, fornitori e distributori quanto è possibile, quanto più possibile, perché abbiamo la possibilità di imparare tramite l'insegnamento della fondazione. Noi adesso dobbiamo portarli con noi. E c'è un grosso rischio, Barbara, che molti dei nostri colleghi, molti altri attori nel mondo dell'industria alimentare, loro sentono, capiscono il pericolo, ma non hanno il coraggio molte volte di veramente prendere le azioni necessarie all'interno della propria azienda per prendere decisioni molto difficili, perché queste decisioni sono difficili da prendere e difficili da gestire. Troppe persone nel mondo dicono che per avere la sostenibilità bisogna farlo, è importante avere la sostenibilità, ma prendono azioni, fanno azioni che evitano di lavorare nel cuore delle questioni della sostenibilità e anche a livello culturale. Dicono: dobbiamo risolvere il problema della fame nel mondo. Sapete come lo facciamo? Andiamo in Africa. No, non condivido questo punto. Dobbiamo risolvere il problema del cibo nel cuore della produzione alimentare, nel cuore dell'Europa, nel cuore degli Stati Uniti, dove il sistema del cibo inizia ad essere guasto completamente. Una delle conversazioni principali che abbiamo avuto in tutti questi anni, anche con le persone nel mondo scientifico, nel mondo, opinionisti, eccetera, cosa molto interessante, penso che sia il fatto che il cibo oggi è sottoprezzato per il consumatore finale. Le persone negli ultimi 30-40 anni hanno visto, devono capire che, cioè sanno che il cibo è un bene primario, naturalmente. Il cibo è sempre stato consegnato alle persone con un prezzo sempre minore. Si può comprare il cibo sempre più economicamente, a prezzi sempre, sempre più bassi. Questa è una direzione sbagliata. Il cibo deve essere consegnato alle persone al prezzo giusto, non sempre al sottoprezzato, perché i prodotti alimentari, noi abbiamo bisogno di avere soldi per tutta la catena di fornitura per premiare, compensare l'impegno di tutti gli attori in tutta la catena di fornitura. Dobbiamo fare in modo che i soldi ritornino agli agricoltori. Dobbiamo dare l'opportunità a un grande numero di persone di rimanere sulla terra, nella madrepera, per continuare ad amare l'agricoltura, perché se le persone rimangono legate alla terra, questo risolverebbe molti problemi. Prima di tutto, questo darebbe opportunità a molte persone di non migrare dalla loro propria terra, di non aumentare l'urbanizzazione, il fenomeno dell'urbanizzazione. L'estrema urbanizzazione nel mondo negli ultimi 10 anni è uno dei più grandi stress per la produzione del cibo. Abbiamo centinaia di città con più di 30 milioni di persone, e fornire cibo a città enormi con 30 più milioni di persone è un problema enorme nel futuro. La qualità dei prodotti, la consegna, e non solo, ma la stabilità, la sicurezza dei prodotti. Tutto questo avrà un grande stress, quindi dobbiamo tenere le persone lontano dalle città, perché con questa industrializzazione del cibo confezionato abbiamo dato prezzi sempre minori agli agricoltori per rispondere al problema del prezzi bassi, gli agricoltori scappano, finiscono di lavorare. Naturalmente questa è un'indicazione di quanto è stato, col problema della biodiversità che tante volte manca. La crisi del virus è stata peggiore. È lì che nasce
da un periodo come il virus? Come possiamo assicurarci che nei prossimi 5 anni l'ago della bilancia si sposti e l'ecosistema del cibo possa avere dei cambiamenti profondi, come ha fatto lei? La pandemia ci ha dato l'opportunità di veramente capire meglio alcune delle questioni principali. C'è una nota importante scritta da Bill Gates qualche settimana fa, che era veramente un'analisi facilmente comprensibile di quello che significa la pandemia per il mondo della sostenibilità. In due parole, il signor Gates ha detto che con grande sforzo e un'enorme recessione economica, il mondo in questi mesi ha diminuito solamente dell'8% l'emissione di anidride carbonica, monossido di carbonio. Quindi abbiamo fatto grandi sforzi che ci hanno dato per milioni e milioni di persone una grande crisi, perché il costo è enorme per centinaia di milioni di persone, ma noi abbiamo risparmiato solamente, diminuito solamente dell'8% le emissioni pericolose. Quindi è chiaro, non possiamo andare avanti così. Dobbiamo avere un'economia che vada, funzioni, perché l'economia deve funzionare. Questo dà l'opportunità di non avere povertà estrema per milioni e milioni di persone. Quindi l'economia deve andare avanti. Ma noi abbiamo un'economia che, se noi la gestiamo come abbiamo fatto prima, non c'è la possibilità di diminuire le emissioni di gas pericolosi. Il settore alimentare crea molte emissioni che danneggiano il clima e la sostenibilità del mondo. Quindi adesso abbiamo la responsabilità di gestire i nostri problemi principali. Dobbiamo farlo velocemente. Le persone che sono alla tavola rotonda non devono parlare troppo di politica, devono parlare più di azioni. Dobbiamo quindi avere veramente un invito all'azione, ad agire, ma questo invito ad agire significa inizia a fare il proprio lavoro a casa tua, dentro la tua casa, mostra al mondo quello che tu fai a casa tua. Non parlare di politica, ma inizia a fare il tuo lavoro in casa. Sì, sono d'accordo, ma sono un po' preoccupata, perché come lo possiamo fare? Come possiamo ritenere responsabili le persone? Che tipo di incentivi possiamo mettere in atto in modo tale che le persone cambino? Se noi rendiamo possibile far capire alle persone, a livello anche di emozioni, che c'è veramente un'esigenza importante di cambiamento, noi raggiungeremo gli obiettivi. Ma tutto deve essere anche a livello di emozioni. Un viaggio quindi anche a livello emotivo, perché il viaggio intellettuale si muove molto velocemente. Le do un esempio. Prima della pandemia per anni abbiamo parlato del pericolo della plastica, la questione della sostenibilità, tutto quello di cui parliamo anche oggi. Che cosa può fare la paura alla popolazione? Dimenticare completamente che noi parlavamo 10 anni fa di cose che ormai sono un po' passate. Oggi utilizziamo oggi un incredibile ammontare, tantissimi materiali nuovi che non venivano usati fino a 6 mesi fa. Tutti questi materiali nuovi ci tengono salvi, sicuri, ma domani verranno eliminati. Nessuno parla di quale sarà il costo di eliminare, smaltire tutti questi nuovi materiali che usiamo oggi, che dobbiamo smaltire fra un po' di mesi. Dobbiamo guidare le persone a livello anche emotivo, che devono capire che c'è solamente un unico modo di comportarsi nel futuro, è il modo sostenibile. La buona notizia è che alla fine il settore, il business va meglio, quindi ci sono in generale risultati positivi, non solo per il pianeta, ma anche per il suo business. Questo penso che vada tenuto presente. Dobbiamo quindi continuare questo percorso. Puntiamo sulle emozioni per assicurarci che ci siano delle differenze positive. Grazie Guido di essere stato qui con noi. Grazie mille per la tua leadership. Grazie mille. Arrivederci. Grazie.